Allora, grazie, grazie a tutti gli intervenuti, veramente grazie, ma grazie alla direzione strategica, al direttore generale Russo, al direttore amministrativo Chiacchio, al direttore sanitario Primiano, ma soprattutto grazie al Presidente che ci ha onorato della sua presenza oggi per questa inaugurazione di questa nuova tecnologia che ci permette di aggredire le aritmie maligne in modo preciso, efficace e veloce. Noi abbiamo una grossa, perché questa attrezzatura a Nola? Perché noi abbiamo una grossa esperienza sulle aritmie, una lunga lista d'attesa, oltre ad avere un emodinamico che lavora molto, che fa parte della rete cardiologica della Napoli e provincia. Per cui grazie alla direzione strategica ci ha fornito questa aritmia, questa tecnologia, noi possiamo intervenire sull'aritmia in modo più veloce e cercando di diminuire quanto più è possibile queste liste di attesa, perché purtroppo l'aritmologia non è appannaggio di tutte le strutture pubbliche cardiologiche, perché c'è molta professionalità, molta attrezzatura, fino ad oggi era appannaggio delle strutture convenzionali. Oggi si sta espandendo, ma in Regione Campania noi siamo un punto di riferimento. Chiaramente voi sapete che qua abbiamo una popolazione di circa 500.000 abitanti che fa capo a questo ospedale, è un ospedale che va ampliato e loro ve ne daranno conferma che sta tutto in itinere questo ampliamento, perché ce n'è un bisogno immane, rimangono i problemi con il personale, il pronto soccorso, però oggi parliamo di questa eccellenza, non perché io sono il primario, il direttore, me ne assumo tutte diciamo, gli oneri in bene e in male. Oggi sono felicissimo perché dotiamo alla popolazione un'attrezzatura che veramente può fare la differenza. Noi non abbiamo grossi, Presidente, non abbiamo grossi problemi con il personale, perché siamo diventati attrattivi, tutti vogliono venire a lavorare con noi, sia il personale medico, lo dico con grande orgoglio, perché l'orgoglio ci deve essere quando si è lavorato e si lavora bene insieme alla direzione strategica. Tutti i medici, i cardiologi, anche dall'Italia settentrionale vogliono venire a lavorare qua, perché è diventato un centro di eccellenza. Io vi ringrazio molto e passo la parola al direttore generale. Buongiorno a tutti, sarò rapido perché come sapete ci dobbiamo spostare un attimo a Sorrento, quindi capirete un attimo le difficoltà. Innanzitutto il ringraziamento ai presenti, alle istituzioni religiose, le autorità politiche, il sindaco di Nola e tutti i sindaci del circondario. Ma consentitemi un ringraziamento a tutti gli operatori dell'ospedale, iniziando dal pronto soccorso, per i vari reparti e per le varie unità operative, che ogni giorno con sacrificio professionale e personale danno il loro contributo per far bene e per dare il meglio come risposta in termini di salute alla popolazione tutta, e sottolineo tutta, con le difficoltà che abbiamo. Faccio un solo accenno: abbiamo fatto un concorso, grazie al Presidente, 360 posti medici di pronto soccorso, ebbene l'ASL Napoli 3 ha preso solo 9 medici, di cui 4 specializzanti e 3 già in servizio. Qualche motivo pure ci sarà, poi ci dirà il Presidente qualcosa in più, ma per quanto mi riguarda è un motivo di orgoglio e importante dal punto di vista professionale, perché un'apparecchiatura del genere, la prima in Sud Italia, e dico la più moderna per innovazione tecnologica in Italia, ci permette di fare scuola, Luigi, e fare scuola è importante. Un ringraziamento anche al mio direttore sanitario aziendale, al mio direttore amministrativo, al direttore di presidio, al dottore Gambari, ma un grazie a tutti voi per quello che da questo momento sta a significare una pagina nuova della sanità pubblica in Regione Campania. Grazie.